chiusa la prima gara 1 vinta con merito a parte la Fiorentina su Valsesia, già si pensa a gara 2. Cosa ti rimane di questa partita e cosa vi ha detto coach Nicolai al rientro negli spogliatoi? Allora, mi rimane sicuramente l'ottimo impatto che abbiamo avuto sulla gara. L'ottimo impatto che abbiamo avuto sulla gara all'inizio, che sicuramente l'ha indirizzata a livello anche di energia e di atmosfera, perché sicuramente noi sappiamo che il nostro vantaggio può essere la profondità del roster rispetto a loro. E cosa ci ha detto all'intervallo? Ci ha detto che bisognava continuare, perché loro hanno una squadra comunque che ha degli ottimi tiratori, che più di una volta hanno effettuato magari delle rimonte in corsa, non hanno niente a perdere, quindi siamo rimasti lì, secondo me siamo stati bravi fino alla fine. Siamo anche riusciti a dare spazio magari a qualche ragazzo. Oggi con Totò non in vena, ma anche per merito di Valsesia, perché come dire, l'ha tolto subito dalla partita e poi lui non c'è rientrato, e forse Nicolai ha avuto anche la fortuna di, come dire, del vantaggio così grande per non avere il bisogno di rimetterlo in campo. Sei, come dire, entrato tu in partita, hai dato tu il là per il primo affondo, per il primo vantaggio consistente. Sì. Ah, per quanto riguarda Totò, loro sicuramente erano pronti, gli stavano addosso, ha subito anche un colpo all'inizio della partita, però il nostro punto di forza deve essere che non diventi questo un problema, perché la panchina è lunga, la squadra è lunga e quindi ci sono sempre vari protagonisti diversi. E Andrea ha avuto anche la possibilità magari di gestire sia lui che anche, insomma, la rotazione in generale, e questo secondo me ci tornerà sicuramente utile. E per quanto mi riguarda, ho semplicemente cercato di dare una spinta a quell'impatto di energia che ti ho detto prima, quindi essere aggressivi, attaccare, creare subito vantaggi e mettere in difficoltà. Okay.